Ormai noi tutti fan dell'MCU sappiamo che tra Bruce e Natasha doveva esserci una relazione, che poi non è andata a buon fine subito dopo Avengers Age of Ultron. Questo perché, secondo loro due, la relazione non era molto compatibile. E poi ne sono successe di cose dalla fine di Avengers Age of Ultron. Per esempio, Bruce è diventato un campione per ben 3 anni senza neanche saperlo. Sì, poi è successa quella piccolissima cosa che nessuno ricorderà dello schiocco e dell'universo dimezzato. E quindi i due comunque non hanno avuto un attimo di tregua. Ma qual era il progetto iniziale per i due? Ce lo spiega Scarlett Johansson, interprete di Natasha. Ma prima, per supportare il canale, vi basta lasciare un like al video e se non siete iscritti, iscrivervi. Se invece volete rimanere sempre aggiornati sui contenuti del mio canale, attivate anche la campanella. Vi informo inoltre che su Pumpling sono presenti tantissime t-shirt a tema nerd e se volete uno sconto del 15% usate il codice ILPENSIERO4. Ma a proposito di t-shirt, da pochi giorni sul canale ho avviato un contest per vincere la t-shirt ufficiale del pensiero di Andrei. Trovate il link per partecipare giù nella descrizione. Ma iniziamo! Come ho detto prima, sia in Avengers Infinity War che in Avengers Endgame hanno dato spazio a molte cose, tranne che alla relazione tra Hulk e Vedova Nera. Cioè, in realtà in Infinity War c'è una piccolissima scena che dura proprio 2 secondi del loro incontro. Ma comunque non dicono niente riguardo la relazione. La prima spiegazione del perché i due non possano stare insieme è appunto perché entrambi non possono avere figli. Bruce perché a quel tempo era confuso tra lui e la carcassa verde, e invece Nat perché è stata sterilizzata per diventare la Black Widow. Ma di questo ne scopriremo sempre di più con il prossimo film del Marvel Cinematic Universe, appunto il film su Black Widow. E questo è uno dei motivi, però i fan della coppia hanno protestato contro questa decisione. Ma Scarlett Johansson, attrice che interpreta Vedova Nera, ha difeso questa scelta, dicendo che avere una relazione tra questi due personaggi era abbastanza impossibile, anche se ha ammesso che le sarebbe piaciuta una storia d'amore tra loro. L'attrice in un'intervista ha detto: "Penso che abbiano fatto questa scelta per il bene superiore. Penso che tutti abbiamo avuto quel momento in cui incontri qualcuno, ma sai che non è il momento giusto. Era proprio destinato a non esserlo mai. Ma mi piacerebbe pensare ad un'altra storia dove hanno una sorta di romanticismo di Bogart e Bacall." Questi ultimi che ha citato sono due amanti degli anni 50, per chi non li conoscesse. Già si pensava che non c'era un futuro per i due personaggi assieme, soprattutto dopo la morte di Nat che ha fatto un bel volo dal Monte Vormir. Io spero solamente una cosa, che appunto nel film di Black Widow quest'ultima ritorni in vita. O perlomeno una scena ambientata dopo Avengers Endgame. Voi che ne dite? Vi piacerebbe una scena di questo genere nel film di Black Widow, che ricordiamo vedremo il 1º maggio 2020? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, perché il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete con i vostri contatti, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate entrambi i miei due profili giù nella descrizione, assieme al link di Pumpling per acquistare t-shirt, mi raccomando. Codice sconto il pensiero 4 per avere il 15% di sconto. E niente, io sono il pensiero di Andri. Questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!